Ecco, assolutamente si parlava di costi, perché giustamente, come diceva anche Dario Meo, bisogna procedere step by step, non è possibile, perché diversamente, io chiedo anche al Presidente Nazionale di Imprese del Sud, non è un processo poi così semplice, perché altrimenti noi partiamo da un presupposto. I dati dimostrano che tutte le aziende che fino ad oggi si sono affacciate al mercato estero hanno avuto buoni risultati che sono aumentati anche al Sud e sembra troppo facile. Diciamo che Effettivamente non è così. L'ingegnere Lardi ci diceva: sì, però è un processo che richiede almeno un anno e fa bene però l'imprenditore studio a dire. cerchiamo di ragionare confrontandoci anche con altri paesi, perché non siamo né l'unico paese al mondo né l'unico che fa internazionalizzazione. Quindi quando io vedo il sistema italiano che si muove, io da imprenditore rabbrividisco, perché ecco l'esempio della Bielorussia. Noi abbiamo tante camere di commercio italiane all'estero, la Bielorussia ha una camera di commercio nazionale, il Sudafrica la stessa cosa, e sono enti prettamente privati, cioè non hanno niente a che fare col pubblico. Questo consente a queste camere di commercio di guardare esclusivamente al business e quindi non vivono e non sono condizionate dai finanziamenti pubblici. Questo è purtroppo l'Italia. Ha dei costi anche superiori perché abbiamo dei filtri che altri paesi non hanno. Allora è ovvio che l'imprenditore, quando deve affacciarsi all'estero, ma chi ce l'ha fatta? Se Beh, ci noi fate caso, abbiamo. molte aziende ce l'hanno fatta perché sono andate da sole. Hanno superato tutti questi vincoli burocratici o diciamo filtri e ce l'hanno fatta perché Beh, da però sempre da imprenditori. affrontare.